da una parte ascolto della cittadinanza, ne parlava Ideisu, monitoraggio di progetti che magari decollano e che esigono di nuovo l'ascolto della cittadinanza per vedere come stanno funzionando, rete di competenze e rete anche di rapporti tra le istituzioni. Il comune non è una monada isolata, appunto ha delle competenze che vanno concertate e portate avanti insieme con provincia e regione. E poi cosa ho segnato? Dialogo. Di dialogo ugualmente si è parlato, ed è dialogo tra le istituzioni, ma anche dialogo di nuovo tra i cittadini e le istituzioni. Credo che le donne abbiano in particolare, esistono anche degli studi su come comunicano le donne, sulla propensione e sui caratteri della comunicazione femminile. Le donne hanno queste capacità di ascolto e dialogo in massimo grado, questo ce lo dicono tutti gli studiosi di comunicazione. Con una battuta, una volta Umberto Eco aveva detto, a proposito di una relazione in cui si diceva questo, aveva detto molto felicemente: ho capito, noi abbiamo il super ego e voi avete il super tu, voi donne, abbiamo il super tu. Allora, questo super tu, questa capacità di ascolto, usiamola. Per quanto mi riguarda, io mi sono candidata per quello spirito di contraddizione che mi caratterizza. Mi hanno detto, mi sono sentita dire, che non mi conveniva candidarmi perché ormai tutti i giochi dentro il partito erano fatti e c'erano tutti i capi bastoni, o chiamiamoli in altro modo, già ben posizionati, e ciascuno aveva il suo candidato col suo pacchetto di voti da portare avanti. A quel punto io ho detto: beh, noi che abbiamo detto, e noi donne lo diciamo spesso, che vogliamo cambiare la politica, io non ci sto a questo discorso. Non mi piacciono le lobby, non mi piacciono i discorsi di lobby, qualcuno l'ha già detto prima, non mi piace il discorso di una politica precostituita in cui i voti si raccolgono semplicemente perché io te lo dico e tu vota il mio amico, il mio conoscente. Io credo in una politica in cui i candidati esibiscono appunto le proprie conoscenze, le proprie competenze, le proprie capacità in una competizione che poi non è neanche tanto competizione, perché non stiamo correndo per avere non so quale premio. Credo che poi se saremo elette credo che appunto avremo un bel po' da lavorare, questo sarà il primo passo. Quindi grazie per l'attenzione, grazie, con cui ci guardate, votate donne.